Oggi tutti si sono accorti che l'esigenza e l'aumento comunque di reati telematici, parliamo anche in particolare di truffe telematiche che sono alla portata del giorno per tante persone che purtroppo diventano vittime, tanti cittadini che non sanno ancora come evitarle, e ancora oggi si pensa se questa polizia postale deve continuare ad esistere o chiudere. Noi come concetto a livello di sindacato autonomo di polizia l'abbiamo presentato su più tavoli istituzionali in condizioni diverse, facendo capire che tutto il progetto presentato ha delle lacune che purtroppo non riescono a colmarsi e nemmeno dimostrarsi positive, perché è impensabile che una polizia postale dal 2014 possa rimanere con un personale esiguo, parliamo qui della sezione di Piacenza, oggi conta quattro persone, di cui una delle quattro è responsabile e deve accollarsi una caterva veramente di lavoro come ufficiale di polizia giudiziaria, e nonostante tutto non arriva personale, nonostante tutto la Procura della Repubblica continua a delegare indagini, 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 e non si vuole sbloccare assolutamente questa situazione. Un po' siamo stufi anche perché forse nell'incredulità sarebbe meglio a questo punto, anche per tutela di tutto lo stesso personale, prendere una decisione. Ma abbiamo capito che portarli nelle questure senza un piano organizzativo, perché purtroppo mai nessuna istituzione ha presentato un piano organizzativo, è assolutamente deleterio, per cui il cittadino, se ad oggi ancora può contare su quelle poche unità che hanno una grande professionalità in tal senso, domani dovrebbe, stando a questo fantomatico progetto, rivolgersi a chissà, non riusciamo a capirlo. Rimane comunque anche accesa l'ipotesi che da un momento all'altro possa essere approvato, poi con un mandato esecutivo, quindi la chiusura. E nell'incredulità, come dicevo, se questo accadesse, sarebbe la riconferma che veramente nel nostro paese il concetto sicurezza ormai per tutti assume un significato veramente aberrante, perché quando si parla di sicurezza non credo che vi siano mezzi termini o soprattutto situazioni che possano essere considerate in modo diverso. La sicurezza è una, va concessa e va data a tutela di tutti i cittadini, e qui non ci piove. E quindi aspetteremo, come sempre, qualche determinazione da parte degli organi politici, anche di governo, affinché questo possa debellarsi. Se la polizia postale ha diritto in questo momento ad esistere, che si faccia subito un'integrazione di personale, perché è impossibile in questo modo sopravvivere.